Ho così tante pile di libri in questo momento vicino a me che voi ragazzi non avete neanche idea, cioè io davvero non so da dove cominciare, non so da cosa cominciare. Aiuto! Ciao a tutti ragazzi, io sono Franny e oggi sono qui per fare il book haul dell'autunno, per cui sono suddivisi per 3 mesi ragazzi, sono tanti e cercherò di essere il più veloce possibile anche perché alcuni di questi li avete già visti, io devo andare a studiare per cui sarà molto molto quick come video, non lo so che cosa ho fatto, ma comunque alcuni di questi libri li ho comprati io, altri mi sono stati regalati da persone splendide e io sono stata assolutamente felicissima, per cui cominciamo! Innanzitutto vi mostro davvero molto velocemente delle cose che avete già visto nel mio wrap up del mese di ottobre, per cui se volete saperne di più lo trovate linkato giù nell'info box. The Devil and Winnie Flynn di David Michael Hosto. Questo libro è un YA paranormale, molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, è fatto in modo particolare perché ci sono delle illustrazioni all'interno, interviste, sceneggiati, insomma è davvero davvero fantastico e ve lo consiglio. Oltre il muro di Tony Sandoval, questo libro non mi è assolutamente piaciuto, però per darvi un'idea, queste sono le illustrazioni che troverete all'interno, che comunque sono molto particolari. Sulla collina di Ilaria Ferramoschi e Mauro Gulma, questo mi è piaciuto così così, devo dire che non era male, e queste sono le illustrazioni, entrambe queste due graphic novel sono edite dalla Tonuè e sono davvero ben curate, però mi aspettavo qualcosa in più. Ed infine A Monster Calls di Patrick Ness, questo libro è non so cosa, è fantastico, è perfetto. Anche qui ci sono delle illustrazioni all'interno che sono mozzafiato e io starei a fissarle per ore perché sono qualcosa di assolutamente incredibile. E questo libro è divino, leggetelo, vi scongiuro perché è la perfezione fatta libro. E questo libro mi è stato regalato da Giada di Reading Can Save Us, quindi grazie mille Giada, io ti adoro, sei fantastica, anche perché lei mi ha regalato anche un altro libro e non doveva assolutamente, soprattutto perché si tratta di un libro di Brandon Sanderson che non ho ancora letto, per cui capite bene l'entusiasmo, e si tratta di Worldbreaker, appunto non ho letto questo libro, so che al momento è uno stand alone, ma sapete come funziona Brandon Sanderson, in realtà questo è il primo libro di una serie infinita che boh, chissà quando continuerà, ma non vedo l'ora di leggerlo e sono davvero felicissima, quindi grazie mille Giada. Ed infine l'ultimo libro che mi è stato regalato, non è vero, c'è un altro libro che mi è stato regalato, ma quello fa parte di un altro mucchio, poi ci arrivo. L'ultimo libro che fa parte di questo mucchio che mi è stato regalato e che devo mostrarvi, io non ci sto con la testa in questo video, scusatemi ragazzi, è un libro che mi ha spedito mio fratello dall'America e che era per il mio compleanno, il 13 luglio. Ed è arrivato a fine ottobre, quindi fantastico, grazie fratellone. E si tratta di S, la nave di Teseo, questa bestia, che è qualcosa di assolutamente fantastico perché io non posso inclinarlo più di tanto perché se escono le cose che sono all'interno, ragazzi, siamo perduti. Ma è fantastico perché c'è il testo scritto, poi ci sono delle annotazioni dei personaggi della storia, molto complicato da spiegare, e poi ci sono appunto queste cose volanti che non possono cadere perché sono inserite in dei posti strategici del libro e appunto se mi cadono è la fine, ma è fantastico, io non vedo l'ora di leggerlo insieme ad un amico e sarà wow, sarà wow, io non sono pronta per questo libro, sarà fantastico. E sono felice che me l'abbia spedito mio fratello perché questa cosa costa 35 euro, cioè spendere 35 euro li merita, ma avete capito? E visto che parliamo di regali, passo a parlare del libro che vi ho accennato prima, ma per cui non mi ero spiegata e non so cosa sto facendo. E questo libro è 1984 di George Orwell. Io non ci credo, che adoro la distopia, ma non avevo ancora letto 1984 di George Orwell, ma adesso mi è stato regalato, per cui posso finalmente leggerlo. E questo libro mi è stato regalato da un amico che sono andata a trovare a fine ottobre a Verona e hashtag best days of my life, ma ha scelto il libro perfetto. E mentre ero da lui ho comprato anche degli altri libri perché naturalmente siamo andati in libreria, ovvio, e ho comprato un libro che ha comprato anche lui in realtà, anche perché era in sconto del 25%. Trilogia della città di K di Agota Christoph. Quindi ci sono tre libri all'interno, ovvero Il grande quaderno, La prova e La terza menzogna. E questo libro ne hanno parlato benissimo Marco di Galassia Cartacea ed Erika, se non sbaglio l'hanno letto entrambi ed entrambi è piaciuto moltissimo, per cui non vedo l'ora di leggerlo. Ed infine, quando siamo andati a Milano, ho comprato un libro che volevo comprare, che dovevo comprare e sono felicissima di aver preso, ed è
Il libro delle religioni. E questo perché alcuni di voi forse sapranno che io sono agnostica e sono alla ricerca di una mia religione, di un mio credo, di qualcosa in cui avere fede, ed è una cosa seria. Io adesso sto in questo strano stato mentale, per cui la faccia che al momento è questa, ma è una ricerca che davvero voglio fare. E questo libro è praticamente una specie di enciclopedia, scritta però in modo molto molto semplice, che ripercorre tutte le religioni, a partire dalle civiltà primordiali fino alle più importanti religioni che ci sono adesso. E lo sto leggendo piano piano, leggo tipo 2 pagine ogni sera e sono 400 pagine, facendo così non lo finirò mai, ma comunque non ho fretta e mi sta davvero piacendo tantissimo. È fatto bene, ci sono illustrazioni, ci sono notizie importanti, ci sono storie, è fatto benissimo. Vi mostro magari qualche pagina all'interno. Ecco, ci sono anche linee del tempo, non so se vedete, oppure, oh signore, paura che mi cada. Ecco qua, è organizzato davvero in modo fantastico e mi sta piacendo tantissimo e sono felice di averlo comprato. Poi proseguiamo con i libri che ho effettivamente comprato io e vi mostro innanzitutto 2 libri che... Non lo so perché mi viene da ridere, ragazzi, non lo so cosa sta succedendo oggi. Sono i primi 2 libri di A Series of Unfortunate Events. Io non so cosa sta succedendo stasera. I primi 2 libri della serie A Series of Unfortunate Events di Lemony Snicket. Sta per uscire la serie TV con Neil Patrick Harris a gennaio, se non sbaglio, e io vorrei cercare di leggere almeno qualche libro di questa serie prima che esca la serie TV. E quindi ho The Bad Beginning e The Reptile Room. E The Bad Beginning in realtà l'avevo già letto l'anno scorso o qualcosa del genere, ma comunque lo rileggerò perché mi ricordo poco e nulla purtroppo, e poi leggerò il secondo, ma appunto sono piccoli, sono semplici, si leggeranno velocemente. Poi ho comprato un altro bestione che andava comprato e si tratta di Il suono del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua. Questa è una graphic novel edita da Labo Publishing e vi mostro alcune illustrazioni all'interno. Mi piacciono molto, sono diverse dagli stili che... Wow! Ho visto una scena di nudo che non mi aspettavo, scusatemi, ma comunque appunto illustrazioni molto belle, molto particolari, non sono quelle a cui sono solitamente abituata io, ma ho sentito cose meravigliose su questa graphic novel ed è ambientata a New York e... New York, per cui non vedo l'ora di leggerlo. Ok, gli ultimi 2 libri in realtà che mi sono arrivati ve li mostro adesso e sono Furthermore di Tahara Mafi. Questo è un middle grade, se non sbaglio, non c'entra niente con la serie di Shatter Me, ma è Tahara Mafi, cioè dovevo comprarlo a settembre in realtà e non so perché non l'ho ancora letto, male. Questa in realtà è l'edizione UK, io pensavo mi sarebbe arrivata quella americana, ma fa niente, cercherò di leggerlo senza craccare il dorso come succede sempre con le brossure inglesi. Sarà difficile, ci vorrà pazienza, ma ce la faremo. E Tahara Mafi, sono sicura che lo stile sarà meraviglioso e non vedo l'ora di leggerlo. È ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, se non sbaglio, non voglio dirvi una cavolata, ma sicuramente mi sentirete parlare di questo libro. Dopodiché ho Belzar di Meg Wolitzer. Io sono emozionatissima per questo libro e non so neanche spiegarvi il perché, so soltanto dirvi che sono anni che lo voglio leggere, anni che ne sento parlare benissimo e che... Non so, ho raccolto un pochettino di informazioni molto confuse qui e là, per cui non so neanche darvi una sinossi di questo libro. So che c'è una ragazza che viene mandata in una boarding school di quelle americane nel Vermont dai genitori dopo che ha perso il suo fidanzato. So che questa ragazza ha una serie di problemi mentali. So che c'è un alone di mistero, un pochettino come se fosse un giallo thriller, ma so anche che c'è una specie di viaggio del tempo in tutto questo, e so che è ispirato a The Bell Jar di Sylvia Plath, che è un classico americano molto importante, e sono confusa, ma sono emozionatissima perché davvero ho sentito elogi a destra e a sinistra su questo libro e di questa autrice in particolare, Meg Wolitzer, che comunque ha scritto tantissimo, sebbene in Italia non penso che i suoi libri siano particolarmente famosi, ma comunque questo libro è stato anche tradotto in italiano con il titolo Quello che non sai di me, se non sbaglio, per cui potete comprarlo e leggerlo, e io non vedo l'ora, sono emozionatissima e penso che sarà una lettura del prossimo mese. Questo book haul non finirà mai, aiuto. Adesso vi mostro un libro che mi è stato consigliato dall'amico da cui sono stata a fine ottobre e io sono felicissima che me l'abbia consigliato perché l'ho amato. È uno dei libri più belli che abbia letto quest'anno, sebbene in questi ultimi tempi sto leggendo così tanti libri meravigliosi che io davvero
Non lo so, sono felicissima. Ma comunque ho amato questo libro, è scritto da Dio ed è fantastico e ve ne parlerò nel wrap up di novembre perché l'ho letto questo mese. E si tratta di I Am the Messenger di Marco Susak. Questo libro è qualcosa di strepitoso, è scritto benissimo, è una storia originale, innovativa e ti colpisce, diamine, ti colpisce e ti emoziona e ti fa piangere e ti fa riflettere e io bene, per cui non so cos'altro vi devo dire, sono felicissima di averlo letto, felicissima che me l'abbia consigliato e adesso devo assolutamente recuperare The Book Thief, che sarebbe Storia di una ladra di libri, se non sbaglio in italiano, perché non l'ho ancora letto. Questo è stato il mio primo libro di Marco Susak e niente, sono felice. E adesso andiamo su libri un po' più classici, un pochettino più scolastici. Il primo che vi mostro è Esercizi di stile di... Pensavo che vi stessi per mostrare Frankenstein e quindi ho detto ah, mi sto per mostrare Frankenstein. Invece ho visto poi l'immagine e la videocamera e mi sono corretta perché sono furba. Non lo so cosa sta succedendo. Esercizi di stile di Raymond Queneau. Questo è un libro di saggistica che ho deciso di comprare innanzitutto perché vorrei lentamente approcciarmi ad Umberto Eco, sia perché penso sia utile per un corso che sto facendo in università e adesso vi leggo ciò che c'è scritto sul retro perché io non so spiegarvelo al momento, per cui procediamo. Esercizi di stile è un esilarante testo di retorica applicata, un'architettura combinatoria, un avvincente gioco enigmistico, però è anche un manifesto letterario antisurrealista, un tracciato di frammenti autobiografici, la trascrizione di una serie di sogni realmente effettuati da Queneau, e perfino un testo politico nonché un'autoparodia. Ci avete capito qualcosa? Spero di sì, io non ve lo so spiegare, ma comunque... lo leggerò questo mese, per cui, di nuovo, mi sentirete parlare di questo libro in video futuri, prossimi. Ma che cazzo ho bevuto stasera? Oh, signore. Il prossimo libro che devo mostrarvi è Frankenstein di Mary Shelley. Questo doveva essere il classico che avrei dovuto leggere nel mese di ottobre, ma it did not happen. So, there's that. E ho deciso di leggerlo questo mese. Se faccio in tempo, io voglio leggere tutto questo mese, alla fine non leggerò un cazzo. Mi sono dimenticata lì un libro che devo mostrarvi. Porca di quella miseria. C'è un altro libro che devo mostrarvi, che mi ero dimenticata, che è sulla mia scrivania e dovrò alzarmi per prenderlo e non mi va di alzarmi. Allora, quindi dicevo, Frankenstein di Mary Shelley è un classico, è dell'epoca vittoriana. C'è altro che vi devo dire? Non penso. Anche perché non l'ho ancora letto. Il penultimo libro a questo punto, e non ultimo libro che vi devo mostrare, è La montagna incantata di Thomas Mann. Mi voglio male. Non lo so perché l'ho comprato, non me lo chiedete. Questa cosa è di 700 pagine. 700 pagine! 700 pagine! Che buon odore. Questo libro parla di un giovane che nel 1900... decide di girare per l'Europa e non so cosa succede in queste 700 pagine, ma una mattina in cui a quanto pare mi volevo male, sono andata alla Feltrinelli pur non potendo comprare niente e ho visto questo libro e ho detto ma sì, proviamo a leggere le prime pagine. E ho letto la prima pagina forse e mi ha molto molto catturato lo stile e adesso ce l'ho, per cui sarà letto prima o poi. E adesso mi alzo a prendere l'ultimo libro. L'ultimo libro che devo mostrarvi è My Grandmother Asked Me to Tell You She's Sorry di Frederick Backman. Questo tizio è finlandese, se non sbaglio, olandese, finlandese. Ma caspita era questo qua? Stoccolma. Dov'è Stoccolma? In Finlandia, giusto? Dov'è Stoccolma? Google, a me. In Svezia! Stoccolma in Svezia! Bene! Quindi, a quanto pare, questo è un autore svedese, perché vive in Svezia, a Stoccolma, con la moglie e i figli. E non so esattamente per quale motivo, ma ultimamente sui canali americani che seguo tutti stanno leggendo e parlando di questo autore,
Per cui ho deciso di prendere un suo libro e ho deciso di prendere questo in inglese, mentre invece c'è un altro che in inglese si chiama A Man Called Ov e non mi ricordo come si chiama in italiano, ma è stato pubblicato in Italia, anche questo è stato pubblicato in Italia in realtà, ma comunque ho deciso che questo libro lo leggerò appunto in lingua inglese e l'altro invece, nel caso in cui naturalmente mi piace lo stile dell'autore e tutto quanto, la storia in modo in cui scrive bla bla bla, l'altro lo leggerò in italiano, così potrò anche vedere come sono stati tradotti, in che modo diverso sono stati tradotti nel momento che la lingua originale non è l'inglese, ma per l'appunto lo svedese, a quanto pare, non il finlandese, perché Stoccolma è in Svezia. Quindi, e questo libro parla di... Questo libro praticamente parla di una bambina di nome Elsa che perde la nonna muore e questa bambina ritrova delle lettere che la nonna aveva scritto per chiedere scusa a delle persone che aveva offeso nel corso della sua vita. E penso che questa bambina andrà da queste persone a chiedere scusa da parte della nonna, qualcosa del genere, non lo so, è una trama interessante, sono molto curiosa e spero tanto che mi piaccia. Siamo arrivati alla fine, ce l'ho fatta, sono sopravvissuta, non siete contenti? Io personalmente sono contenta. Bene, adesso vi mostro. Non riuscirò mai a prenderli tutti in mano. Io ci provo, io ci provo a fare stile booktuber americana che vi mostra impilati tutti i libri, ma secondo me non ce la faccio perché sono tanti, sono grandi e sono pesanti. La palestra di questi ultimi mesi non servirà assolutamente a nulla perché non riuscirò a sollevarli, però divertiamoci, ci proviamo. Allora, tu sei più grosso, quindi forse vai prima tu. Queste cose che dico. No, 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 prima tu perché sei più largo. Ok, poi mettiamo, non lo so, mettiamo te. Li vedete che aumentano sempre di più? Au! No. Aspettate, oddio. Aspettate, io. Signore. Signore. No, 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 no. Signore. Oddio. No, 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 non avete capito niente. Quella è la mia maglietta. Potreste non sbottonarmi la maglietta? Grazie. Io non ce la posso fare. Dovrei rinunciarci, ma mi rifiuto. Oddio. Signore. Oddio. Yeah. Male, male. Ok, li avete visti? Bene, basta. Sono viva. Bene. Spero sia stata divertente. Io mi sono divertita, per cui avete il mio permesso di ridere. Io non so cosa... Vabbè. Bene, il mio book haul dell'autunno si conclude qui, è stato un piacere stare in vostra compagnia, spero vi siate divertiti e niente, ci vediamo alla prossima, un bacio ragazzi!